Ciao ragazze, oggi parliamo di acido ialuronico. L'acido ialuronico oggi sembra, ecco, così importante per il trattamento delle rughe, ma in realtà non lo è. E adesso vi spiego meglio. Starete pensando, mamma mia, questa proprio dice sempre il contrario di tutti. Sì, dico il contrario di tutti perché sono a favore della pelle, sono a favore del rispetto della pelle, del rispetto dell'informazione, sono a favore del marketing perché anch'io vendo ben fatto, cioè fatto nell'interesse del consumatore. Io sono del parere che una persona debba usare un prodotto che ha senso, che possa avere un reale risultato, perciò se andate a vedere sulle nostre pagine, vedete i prima e dopo, vedete le recensioni. Vedete persone reali che hanno visto trasformare la loro pelle. Ma andiamo avanti. L'acido ialuronico cos'è? È un glicosaminoglicano, è uno zucchero e grazie alle sue proprietà biochimiche lega a sé tantissime parti di acqua, cioè una parte di acido ialuronico lega a sé 1000 parti di acqua. Perciò ha una capacità prevalentemente idratante. Sapete quanto acido ialuronico abbiamo in tutto il corpo, considerato che è nei nostri occhi, nelle nostre articolazioni? Quante ne abbiamo in totale? Ne abbiamo 15 grammi. Ne abbiamo 15 grammi, perciò quando leggo ad esempio 100% di ialuronico, cioè queste percentuali, no? Questi numeri, tra l'altro chimicamente impossibili, perché già un siero all'1,5% diventa piuttosto denso proprio per la sua capacità di trattenere così tanta acqua. Al di là di questo è proprio un ingrediente che non ha così tante funzioni come lasciano intendere. È vero, noi diventando grandi e soprattutto dopo la menopausa abbiamo una riduzione della sintesi del nostro acido ialuronico. Abbiamo questa riduzione, però non è che applicandolo sulla pelle possiamo rimpiazzare o compensare questa perdita. Anche perché proprio per tutto quello che ho detto, l'acido ialuronico trattiene tantissima acqua, quindi è prevalentemente un idratante. Non solo, quando ha percentuali superiori all'1%, trattiene anche l'acqua della nostra pelle, quindi proprio per questa sua fame di acqua diventa addirittura disidratante. Quante volte mi scrivete, Martina, hai ragione, perché ho usato l'acido che, diciamo, era un pochino più concentrato, l'acido ialuronico, e mi sono trovata una pelle disidratata. È per questo motivo. Esiste a vari pesi molecolari, quindi può essere ad alto peso molecolare, medio o basso peso molecolare, però detto questo, non cambia la sua natura biochimica, non cambia la sua capacità, che è semplicemente quella di trattenere acqua. Starete pensando, ne parli così perché non vendi acido ialuronico? Sbagliatissimo! In tutti i nostri sieri è presente acido ialuronico a vari pesi molecolari. Non ne parlo semplicemente per il motivo che ho appena detto, che è semplicemente un idratante e non ha nessuna proprietà specifica per le rughe. Starete pensando, allora devo fare per le rughe? Per le rughe, come sempre, l'approccio si basa su tre step fondamentali. Il primo è avere una pelle funzionale, una pelle elastica, idratata, capace di difendersi dagli agenti esterni, dal sole, capace di rimanere tonica. Il secondo è quello di occuparci del nostro microcircolo, perciò i vasi sanguigni, quindi avere una pelle sempre ossigenata e ben drenata, ed è per questo che faccio tanti contenuti di massaggi. Ed infine i muscoli, perché sotto, a sostegno, noi abbiamo i muscoli. Tra l'altro, ecco, occuparci di una pelle forte in superficie, perciò questo ci consentirà di avere meno radicali liberi, meno infiammazione e una pelle più uniforme ed elastica e luminosa, meno tossine, un buon drenaggio grazie ai massaggi e un buon tono muscolare grazie agli esercizi, favorisce un, io lo chiamo, invecchiamento felice. Cioè un invecchiamento, sì. L'età passa, gli anni passano, non è che si può rincorrere l'eterna giovinezza, però un conto è farlo con una pelle fresca,
compatta, e un conto è farlo con una pelle assolutamente devitalizzata, priva di tono oppure appesantita. Intanto, sempre parlando della contestazione, mi dicono: ah, ma te contesti quelle che fanno le altre cose anche quando parli di esercizio e di massaggi? Allora, premetto che io non vendo corsi di esercizio o di massaggi, quindi lo faccio assolutamente nell'interesse del risultato. Domandatelo a chi vende, in questo caso, esercizi o massaggi, per quale motivo, ecco, fanno vedere delle manovre senza senso. Forse perché le scopiazzano qua e là dalle americane, non lo so. Di fatto, la fisiologia, cioè la funzione di ogni singolo muscolo, a mio parere non è opinabile fino a prova contraria. Quindi se un muscolo è nato per fare una cosa, come quando mi dicono: ah, ma te dici la cosa sbagliata del massaggio verso l'alto. Se il platismo è quello che tira verso il basso, quindi il platismo è questo muscolo, se tira verso il basso la parte laterale della bocca è questa, non vi dirò mai di allenare il platisma, vi dirò di stenderlo, vi dirò di fare uno stretching del platisma, come ho già fatto vedere in un altro video. Così, ecco, in questo caso vi ho detto qualcosa in più sull'acido ialuronico e soprattutto qualcosa in più sulla nostra filosofia. Se vi è piaciuto, condividetelo, perché ecco, questo video va a seminare un po' di battaglia. A presto.